Pronto? Ciao, senti, hai 5 minuti perché volevo dirti due cose. Senti, guarda, sinceramente vado al dunque subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza? Se στη νύχτα και δεν είσαι στο πλευρό μου που κουπάω ό,τι κάνω όσον γύρω και γυρνάω βλέπω εσένα και τα χαίνω σαν διάσταση περνάω. Eccoci qua amici, servi della gleba come al solito fino al 14 luglio, anzi fino al 12 luglio, questa sarà la canzone che fungerà da monitor per la trasmissione come seconda sigla, come sigla di supporto. Servi della gleba di Elio e le storie tese, che rappresenta di gran lunga la situazione penosa in cui si sta trovando il sottoscritto. Situazione che è resa ancora più penosa dal fatto che non ci sia nessuno dei nostri opinionisti, eccezion fatta per l'infaticabile Mr. X, che anche questa sera ci regala un po' delle sue notizie che poi vi andremo a leggere, ma adesso vi devo leggere la giustificazione del nostro Mr. Z, Saro Zappalà, ovviamente coronata da questa gioiosa e gaudiente sigla. Sei un pirla e c'è la faccia da pirla e gli occhiali da pirla e sei vestito da pirla. Ma sei un pirla e come vale da pirla con quelle borse da pirla e quelle scarpe da pirla. Tutto vero, tutto vero. Comunque, ciao Fab, stasera mi dedico un po' al mio telefilm preferito. Ci sentiamo lunedì o se esco martedì sera per la diretta. Buon weekend. Bene, il nostro Saro a quanto pare deve tirarsi le pippe con Pretty Little Liars. Mi scuso per aver detto pippe, ma altri termini non mi vengono in mente così su due piedi. Di conseguenza noi altro non possiamo fare che prendere atto del fatto che il nostro Mr. Z questa sera, a dire la verità, come ogni sabato sera, si è apparecchiato la pancia e c'ha voglia di fare qualcos'altro che non possiamo descrivervi, ma ciononostante vi regaleremo come al solito mezz'ora abbastanza divertente con le notizie del nostro Mr. X e con tanta buona musica come di consueto. E ieri qui a Roma c'è stato il concerto di Jovanotti, che come nel 2011 ho volutamente cannato per evitare, sapete che io sono un tipo molto scaramantico e quindi quando le cose vanno in un certo modo preferisco ripetere le stesse medesime azioni. Di conseguenza anche a sto giro ho cannato il concerto di Jovanotti, ma spero per il 2015, quando ritornerà a Roma, di esserci sotto al palco, magari con un biglietto trovato così a umma 15 euro grazie a qualche offerta di Ticket One. Però ci ascoltiamo un singolo che sta andando bene nelle airplay radiofoniche, un po' meno nelle vendite, per questo nelle puntate della domenica non lo vediamo quasi mai, non lo sentiamo quasi mai nelle posizioni più alte della classifica. Vi ricordo domani sera Roma Live 2.0, laddove ve lo foste dimenticato. Jovanotti, ti porto via con me. Ah sì, c'è qualche secondo di introduzione. Non me lo ricordavo, ma in questa notte fantastica che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia uno scia come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione. In questa notte fantastica
di questo inizio del mondo. I nostri sguardi si cercano con ali fatte di musica. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lascia che questa atmosfera ti porti con sé, non c'è più niente da perdere. Ti porto via con me in questa notte fantastica. Ti porto via con me, ribalteremo il mondo. Cascata di bassi che fanno vibrare la spina dorsale, una manciata di ore da metterci dentro, il delirio totale, due come noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cerchiano dentro una musica nuova, dentro una macchina suona una ritmica forte, si sente da fuori, un temporale elettronico lava la polvere dai cuori. DJ suona, musica buona, BPM 130, respira, respiro, ti porto via con me. Lorenzo Giovanotti con Ti porto via con me. Fa sorridere il fatto che c'era già chi dopo 3 anni della sua carriera lo considerava già bello che è finito, già bello che è tramontato, e invece dopo 25 anni sta ancora qua a regalarci queste canzoni. Naturalmente non è la versione ufficiale quella che ascoltate nelle airplay radiofoniche, per dire la verità ho dei seri dubbi che questo che avete appena sentito sia anche il remix realizzato da Benny Benassi, ma comunque prendetelo per buono, è la prima volta che lo mettiamo in onda dopo tanto tempo che è uscita. E premesso, io sono anche un fan di Giovanotti, quindi sembra anche strano che non abbia proposto questo brano, ma cercate di capire. Poi fra una cosa e l'altra non sempre possiamo essere sul pezzo e non sempre possiamo assecondare le principali nostre passioni musicali. Come infatti, se io dovessi dar retta sempre al nostro Saro, dovremmo mettere le canzoni di Tony Maiello a nostro rischio e pericolo, anzi a mio rischio e pericolo per quanto riguarda il mio account di YouTube, perché rischierebbero di cancellarmi a casaccio i video. Meno male che non do più retta al nostro Saro da parecchio tempo, ma anzi do retta a quel bellissimo e simpaticissimo uomo che ieri è andato gozzovigliando per le strade di Napoli, come al solito, ovviamente scroccando passaggi in giro perché lui non ha la patente, lo ricordiamo. Ci ascoltiamo una notizia del nostro Mr. X. And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO Gossip. Allora, sarà a vedersi il sabato sera Pretty Little Liars, tristezza proprio, ed è vero, diciamo, il sabato sera, insomma, fai qualcos'altro, vabbè, non posso dirlo altrimenti parte il cicalino. Sì, dice anche il nostro Mister X, io sono un signore e mi faccio trasportare da qualcuno. Prenditi la patente che non costa nulla. Anzi, ora che hanno reso più complicate le guide è un po' più difficile. Ma comunque sono convinto che avrai la forza di volontà per prenderti la patente. Comunque notizia, Lore del Santo sta per fare un nuovo film, non c'è mai limite al peggio. C'è un cast in via di definizione, però il primo no lo ha ricevuto dall'ex tronista Alessio Lopasso per via dei troppi impegni dell'ex di Uomini e Donne. Evidentemente deve andare in discoteca e ho tanti impegni non solo nel mondo dello spettacolo e non ho accettato. Discorso invece diverso per Gwendalina Canessa, che ha entusiasticamente accettato il ruolo in The Lady, questo è il nome della pellicola, postando anche un'immagine su Twitter in compagnia della Del Santo, accompagnata dalla didascalia film con la regia di Lore Del Santo, ci sono anch'io. Naturalmente per la gioia e per il beneficio di tutti, attendo quando ci sarà la puntata di Cinematografo dedicata a questo film, così mi faccio 2 risate con le critiche alquanto taglienti di Massimo Bertarelli da Milano e di Valerio Caprara da Napoli. Tralasciamo Anselma Dell'Oglio perché insomma quella deve sollazzarsi con
la massa planetaria di Giuliano Ferrara, suo marito. Ci ascoltiamo i Linkin Park con Castle of Glass, disco che rende gioioso Mr. X, perché sappiamo che è attratto dal fascino del rock, ovviamente. Lui non lo vuole ammettere, però sì, andatevi a vedere la sua bacheca su Facebook. I Linkin Park con Castle of Glass all'interno di questo appuntamento numero 108 del 29 giugno 2013. Manca poco, poi vi libererete di noi fino a settembre, state tranquilli. Però poi vi informo che ritorneremo l'8 settembre, peggio dell'agosto. L'amica ovviamente del nostro Mr. X, perché lo sapete, il nostro Mr. X intrattiene amicizie al limite del poco raccomandabile. Ma c'è la notizia, apparecchia la pancia del nostro Mr. X. Eccolo. Allora, fisico esplosivo di Antonella Clerici al mare, balena spiaggiata ore 12, balena spiaggiata ore 12. La conduttrice Rai è stata pizzicata dai paparazzi di gente mentre si gode ore di relax e divertimento con la famiglia. La Clerici indossa un costume arancione che non riesce a nascondere le forme della conduttrice ad Anzedonia. Naturalmente che ce la fai pure a coprire, c'è un'abbondanza che ve la rispiegheremo più tardi in separata sede, ovviamente non grazie alle foto che il nostro Saro mi condivide quotidianamente su Skype e delle quali ieri vi ho fatto menzione, ovviamente calandomi parecchio la faccia. Comunque c'è un altro disco, ce lo andiamo ad ascoltare, ci ascoltiamo. È un disco che sta passando in uno spot pubblicitario, io per questo l'ho voluto mettere, oltre a fare anche un calambur ricordandovi che il suddetto cantante sarà anche giudice della prossima edizione di X Factor, sostituendo la irascibile Arisa, che ieri abbiamo dileggiato io e il nostro Mr. X durante la visione di Victor Victoria in onda sulla 7D. Pensate, Bertolino disse ai tempi, quando fu intervistato dalla Cabello, Arisa non è il volgare. Vi consiglio di andare a vedere la sua sfuriata ad X Factor su YouTube, nel caso aggirando l'ostacolo delle direttive delle due autorevoli dottrine che seguono questa trasmissione. Forniremo ogni tanto anche il campionamento di quella sfuriata. Comunque stiamo parlando di uno dei nuovi, dell'unico nuovo giudice di X Factor, ovvero Mika con Underwater.